Amici, buonasera, bentrovati, 17ª puntata dell'Abruzzo del Pallone, ultimo appuntamento del 2014, ultima puntata prima delle festività natalizie, ma non tutti i campionati andranno in letargo o in ferie, che dir si voglia, perché mercoledì tornerà il campionato di Serie B con le penultime gare del 2014. Si giocherà in maniera particolare, che non tutti ovviamente hanno gradito, proprio alla vigilia di Natale. Non era mai successo negli anni precedenti. Si giocherà il 24 alle 15 con la penultima giornata del 2014, poi si tornerà in campo il 28 di dicembre, questo per quanto riguarda il campionato cadetto, che poi si fermerà 3 settimane per tornare in campo il 17 di gennaio, dunque 3 settimane di stop per la Serie B. La Lega Pro invece con oggi ha chiuso in pratica il 2014, si tornerà a giocare a gennaio, ne parleremo diffusamente in questa puntata, così come per la Serie D, che ha visto oggi la disputa delle ultime gare di questo 2014. Una giornata, quella di oggi, ma anche quella di ieri, sicuramente importante. Ieri in Serie B pareggio con molta sofferenza per il Pescara al Curi di Perugia, 2-2, anche con qualche polemica nel finale per la prova tutt'altro che entusiasmante dei biancazzurri, nonostante la superiorità numerica. Per il Lanciano venerdì sera nell'anticipo c'era stato un buon pareggio sicuramente con la capolista Carpi. Poi la giornata di oggi contrassegnata dalla importante vittoria del Teramo, 4-0 al Savona. Biancorossi secondi in classifica a 2 punti dalla capolista Ascoli, parleremo diffusamente di questa gara. Ieri c'era stata invece la vittoria altrettanto importante per l'Aquila, che era passata per 2-1 allo Zecchini di Grosseto. Ma daremo ampio spazio anche alla Serie D, soprattutto al derby a Miternina San Nicolò e alla gara del Giulianova, la gara persa dai giallorossi in casa per 1-0 al Rubens Fadini con il Castelfidardo. Una gara che ha portato, vi dico subito, alle dimissioni di Francesco Giorgini, che da questa sera non è più l'allenatore del Giulianova, dunque bufera in casa giallorossa dopo una settimana che aveva visto un susseguirsi di polemiche e conferenze stampa da parte della nuova proprietà, della vecchia proprietà e anche del sindaco Mastro Mauro. Dunque tanta carne al fuoco in questa puntata. Io vado a salutare e ringraziare Fabio Mignini, dirigente del Teramo. Grazie Fabio per la tua presenza oggi in trasmissione. Grazie a voi e buonasera a tutti. Sicuramente Fabio Mignini soddisfatto di questa vittoria oggi col Savona. Insomma, Teramo secondo in classifica, 2 punti dall'Ascoli. Qualche settimana fa chi l'avrebbe mai detto? Ma presentarsi in televisione così per noi dirigenti è molto facile, perché veramente, se devo tornare indietro, presentarci così alla fine dell'anno secondo in classifica con un match da disputare ad Ascoli, penso veramente nemmeno un sogno, nemmeno un disegno studiato a tavolino poteva essere così bello, sinceramente. E saluto, Fabio, eccolo qui Andrea Costantini. Ciao a tutti, buonasera. Devo dire che Fabio è uno che viene sia nelle vittorie che nelle sconfitte. Ricordo una partecipazione a Teramo Channel dopo Poggi Bonzi Teramo 2-1, partita, sì, che ti fece arrabbiare non tantissimo, poco, sì. Quindi tu ci sei sempre o vittorio o sconfitta. Però oggi più volentieri di altre volte, sì. Perché insomma per il Teramo è stata una giornata importante. Andrea Costantini, tornato a tempo di record dall'Aquila, per meglio dire da Scoppito, dove ha seguito questo derby importante. Il servizio è già pronto. Il servizio tra l'altro è già pronto, quindi i tempi sono stati letteralmente bruciati dal nostro Andrea Costantini. Poi parleremo anche di questa vittoria del San Nicolò, che in trasferta non conquistava l'intera posta dal mese di ottobre. Ma andiamo per ordine. Vi ricordo innanzitutto che potete interagire con noi, con il nostro Fabio Mignini, con gli sms, il numero 392-6237-060 per fare domande ma anche considerazioni, non solo sul Teramo, anche sulle altre abruzzesi, sul Pescara, sul Lanciano, sull'Aquila, tornata ieri a vincere dopo la sconfitta con il Pro Piacenza, anche per commentare le vicende della Serie D, soprattutto queste dimissioni, l'addio di Francesco Giorgini al Giulianova. Dicevo, andiamo per ordine, iniziamo con i risultati
del massimo campionato di calcio. Partiamo dalla Serie A come sempre per vedere quello che è accaduto nel turno odierno. Parliamo della 16ª giornata di andata del massimo campionato: Atalanta-Palermo 3-3, Cagliari-Juventus 1-3, Fiorentina-Empoli 1-1, Hellas Verona, Chievo Verona 0-1. Questo derby del Bentegodi che si è giocato alle 12.30 ha visto la vittoria un po' a sorpresa della formazione ospite, in questo caso il Chievo che giocava in trasferta. Poi Inter-Lazio, il posticipo di questa sera: Napoli-Parma 2-0, Roma-Milan 0-0, Sampdoria-Udinese 2-2, Sassuolo-Cesena 1-1, Torino batte Genova 2-1. Per questa classifica che vede al comando la Juventus con 39 punti, Roma 36, Napoli e Sampdoria 27, Lazio, Genoa 26, Milan 25, Fiorentina 24, Udinese, Palermo 22, Inter e Sassuolo 20, Empoli, Torino, Hellas Verona 17, Chievo Verona 16, Atalanta 15 e poi la zona calda con Cagliari 12 punti, rischia traballa la panchina di Zdenek Zeman, Cesena 9, Parma 6 con un punto di penalizzazione. Passiamo al campionato di Serie B. Nel torneo cadetto si sono giocate le gare della 19ª giornata di andata, non ci sono posticipi, dunque tutte le gare già disputate, classifica che non presenta dunque numeri parziali. Avellino batte Bologna 1-0, Bari Latina 1-0, Catania Brescia 2-2, Frosinone Cittadella 1-1, Modena Trapani 2-1, Perugia Pescara 2-2, Provercelli batte Ternana 2-1, Varese Crotone 1-0, Vicenza Spezia 1-0, Virtus Entella Livorno 1-1, Virtus Lanciano Carpi 1-1, questa gara giocata venerdì in anticipo. E vediamo la classifica che vede il Carpi sempre più solo al comando con 37 punti. Frosinone è bloccato dal Cittadella in casa che insegue a 31, poi Livorno 30, vedete Virtus Lanciano, Spezia, Avellino 29, ottima la classifica dei rossoneri di D'Aversa, Bologna 28, Provercelli, Trapani 27, Modena, Perugia, Vicenza 26, Bari 25, poi Pescara, Ternana e Virtus Entella 22, Catania 21, Brescia 20, Varese 19 punti con 3 punti di penalizzazione, Latina 18, Crotone 17, Cittadella che chiude a 16 punti nonostante il pareggio in extremis ottenuto a Frosinone. Tra l'altro, a proposito di Serie B, c'è da dire, vedete il Catania 21 punti, Catania che ha cambiato allenatore, si è dimesso Sannino, è tornato sulla panchina Etnea Maurizio Pellegrino. E siamo al campionato di Lega Pro, al girone B, quello che più ci interessa. Anche qui tutte le partite disputate, come sempre questo torneo spezzatino: Ancona, Ascoli 2-1, Carrarese, Pontedera 1-1, Forlì, San Marino 0-0, a Grosseto, L'Aquila, Grosseto 2-1, a Pistoia, Spal, Pistoiese 5-1, Pro Piacenza, batte Gubbio 1-0, Reggiana, Lucchese 1-1, Sant'Arcangelo, Prato 1-0, Teramo batte Savona 4-0, Tutto Cuoio, Pisa 1-4, gara giocata a Pontedera. E vediamo anche qui la classifica, molto interessante per le nostre formazioni, lo vedete in grafica: Ascoli al comando con 34 punti, ma Pisa e Teramo sono due lunghezze sotto a 32, poi L'Aquila che incalza a 31, Reggiana 29, scusate, Gubbio, Pontedera con la Pistoiese a 26 punti, Grosseto, Ancona e Tutto Cuoio 25, Spal 24, Carrarese 23, Savona 22, Forlì 20, Lucchese 19, Prato 17, Sant'Arcangelo 15, San Marino 12, Pro Piacenza 10 punti, sempre ultimo, ma che ha ridotto di qualche punto il suo distacco dalle squadre che precedono i biancorossi in classifica. E andiamo al campionato di Serie D, il girone F, in questo caso 16ª giornata di andata: Fano batte Chieti 3-0, ha scoppito San Nicolò a Miterrina 4-2, Celano batte Matelica 2-1, questo risultato quasi clamoroso, Civitanovese Campobasso 2-1, Giulianova Castelfidardo Giulianova 1-0, Jesina Fermana 1-1, Olimpia Agnonese Maceratese 2-3, capolista Marchigiana che a pochi minuti dalla fine perdeva per 2-1 e che è riuscita a vincere poi per 3-2. C'era qualche altro risultato da leggere, dicevamo Olimpia Agnonese Maceratese 2-3, San Benedettese Recanatese 4-0 e Termoli Vispesaro 1-0, questa gara importante per i bassi fondi della classifica. Andiamo a vedere proprio la graduatoria del girone F con Maceratese al comando con 38 punti, Civitanovese 36, Fano 34, San Benedettese 30, i primi 4 posti, 4 formazioni marchigiane, poi Campobasso 29, Matelica 28,
Jesina e San Nicolò, vedete la squadra di Epifani dove è arrivata a 24 punti, Chieti 23, poi staccate le altre, Amiternina, Giulianova 19, Recanatese 17, Fermana, Castelfidardo 16, Celano, Termoli 11, Agnonese 10, Dis Pesaro 9 punti, ultima la formazione marchigiana. E chiudiamo questa lunga carrellata sui risultati della giornata calcistica con l'Eccellenza Abruzzo. Vediamo i risultati di questo turno: Alba Adriatica sul Mona 1-2, prima vittoria stagionale per gli ovidiani che restano comunque ultimi in classifica. Angolana, Martinsicuro 2-1, Avezzano batte Acque Sapone 4-1, Borrello San Salvo non disputata, sapete il Borrello si è ritirato dal campionato, Cupello Capistrello 2-0, Montorio 88, Vasto Marina 4-0, Pineto Miglianico 0-0, a Teramo Paterno Torrese 3-1, Bastese Francavilla 1-1. Vediamo la classifica del campionato regionale di Eccellenza Abruzzo che vede allungare il Paterno che ora ha 39 punti, Francavilla e Avezzano 34, Angolana, Renato Curi 31, Pineto 28, Torrese 27, San Salvo 26, Martinsicuro 25, Capistrello 24, Cupello 23, Montorio 88, 22, Bastese 21, Miglianico 18, Acque Sapone 14, Alba Adriatica e Vasto Marina 13, Sulmona 6 punti, classifica che è stata stravolta dopo il ritiro dal campionato del Borrello. Allora iniziamo la nostra trasmissione, tra l'altro vi anticipo che tra qualche minuto dovremo collegarci in diretta con il nostro Alfredo Giovannozzi proprio dalla sede del quotidiano Il Centro di Pescara per seguire la consegna di un importante trofeo al miglior calciatore d'Abruzzo. Si tratta di Mammarella del Lanciano. Tra qualche istante ci collegheremo proprio in diretta con la redazione del Centro di Pescara, ma direi di iniziare a parlare della giornata calcistica, del weekend soprattutto calcistico, perché molte gare si sono giocate ieri, partendo dalla Serie B. Questo Pescara che pareggia per 2-2 a Perugia, nonostante la superiorità numerica, i biancazzurri di Marco Baroni hanno sofferto e non poco la pressione dei padroni di casa, riuscendo a trovare il pareggio solo al 92esimo con una prodezza dell'attaccante Riccardo Maniero. Fabio Mignini ovviamente segue, anche se a distanza, il Pescara. Che idea si è fatto di questa formazione, sulla carta sicuramente molto valida, ma che continua a trovare grosse difficoltà a fare risultato? Ma sinceramente è una stagione un po' anomala per il Pescara, perché penso che il vero problema sia la mancanza di continuità dei risultati, perché alterna delle vittorie importantissime però poi non dà seguito a questi risultati. Ieri ho seguito un po', quindi so che ha sbagliato anche un rigore con Maniero, penso che... Sì, poi c'è stato il gol comunque sulla ribattuta del portiere. E quindi anche questo fa capire che forse non è la stagione giusta, no? È un peccato perché è una squadra forte, così blasonata, non vederla nella parte sinistra della classifica è veramente un peccato. Insomma. Noi vediamo inquadrata proprio sui nostri schermi questa classifica, fa un certo effetto vedere questo Pescara a 22 punti. Il Lanciano oramai da qualche anno è stabile in quella posizione, il Pescara insomma, no? Che di solito parte quasi sempre per fare un campionato di vertice e niente, ha delle sofferenze. Auguro però al presidente Sebastiani che l'anno nuovo possa essere veramente un anno diverso e che una distanza non è ancora incolmabile, quindi mi auguro veramente che il 2015 sia un'annata importante per il Pescara. Andrea, prima di collegarci con la sede del Centro, dove vedo già posizionato il nostro Alfredo Giovannozzi, due parole su questo Pescara. Tra l'altro ieri pareggio deludente, di buono solo il risultato, sembrava insomma che potesse addirittura scapparci l'esonero di Marco Baroni. Certo è, abbiamo ascoltato proprio durante in diretta stadio le dichiarazioni del tecnico proprio in diretta da Perugia, insomma ieri Pescara ha giocato una brutta gara e Baroni era molto molto direi abbacchiato, direi preoccupato. Fino al gol del vantaggio è stato un Pescara discreto, poi è successo quello che non puoi neanche minimamente immaginarti, ma probabilmente se te lo puoi immaginare, te lo puoi immaginare per 10 minuti, cioè il tempo di renderti conto che sei in superiorità numerica, che non devi concedere tutto quello spazio agli avversari per poi riprendere in mano le redini del gioco. Invece non è successo, è successo soltanto che il Pescara dopo il gol ed essere rimasto 11 contro 10 ha totalmente smesso di giocare, consegnandosi a un Perugia che forse non credeva ai suoi occhi
e che ha macinato gioco, occasioni, gol, arrivando a un soffio dalla vittoria. Probabilmente quello che ha avuto il Pescara di positivo, cioè il fatto, il Perugia di positivo, cioè il fatto di giocare nonostante fosse in 10, lo ha pagato nell'ultimo assalto subito, nell'ultima azione subita, perché con un po' più di attenzione, un po' più di copertura, Paolo, il Perugia poteva non subire quel gol. Invece la difesa si è fatta trovare impreparata, squadra sbilanciata, ed è arrivato il gol. Quindi paradossalmente quello che è stato elogiato poi del Perugia, cioè il giocare a pallone nonostante si fosse 10 contro 11, negli ultimi minuti la squadra di Campione doveva essere un po' più accorta. Pescara invece ieri assolutamente da bocciare. Se la posizione di Baroni resta intatta, probabilmente lo si deve al fatto che siamo sotto Natale e si è un po' più buoni. Si dovrebbe, e soprattutto, ma soprattutto che tra 3 giorni Pescara torna in campo come tutta la Serie B e poi si rigioca tra una settimana. Quindi 3 partite in 7 giorni, cambiare ora allenatore forse è troppo, però magari se il trend non cambia, Paolo, una decisione potrebbe essere presa, perché accadere. Poi ci sarà la pausa e quindi sarebbe il momento giusto per intervenire. Sei in fibrillazione? Sì, sono in fibrillazione perché vedo inquadrato il nostro Alfredo Giovannozzi in diretta dalla sede del quotidiano Il Centro in Viale Tiburtina a Pescara, in compagnia con il direttore del centro Mauro Tedeschini. Allora io direi di dare subito la linea alla sede del centro dove si trova Alfredo Giovannozzi. Alfredo, buonasera. Sì, buonasera, grazie per la linea, Paolo, l'hai detto tu, sono in compagnia di Mauro Tedeschini, il direttore del quotidiano Il Centro, perché oggi per il, ci diamo del tu visto che siamo colleghi, per il tuo giornale e per lo sport abruzzese è un giorno di festa. Beh certo, abbiamo festeggiato i vincitori di questo nostro sondaggio che facciamo ogni anno sul miglior calciatore abruzzese dell'anno, il nostro pallone d'oro, e quindi c'erano questi due calciatori che effettivamente, come dicono i tecnici, hanno onorato la loro maglia, nel senso che effettivamente hanno sempre dato delle prestazioni forse anche al di sopra delle attese. Uno poi, Carlo Mammarella, già l'anno scorso arrivò secondo e quindi vuol dire che c'è anche una certa continuità. Invece Melchiorri, che è arrivato lui secondo quest'anno, credo che sia la nota più positiva di un Pescara che per il resto non è che abbia proprio fatto sognare, diciamo, in queste partite fino ad oggi. E continua a non farlo. Ma sì, noi speriamo che ovviamente, pur per carità tifando anche per il Lanciano, essendo l'altra realtà abruzzese, per la verità una realtà ormai consolidata, ovviamente speriamo che il Pescara si riprenda, perché sicuramente l'organico c'è e si tratta un po' di trovare la chimica giusta. Adesso è tornato anche Brugman, che è sicuramente un giocatore di grande livello per la Serie B. E quindi insomma si spera che lì ci sia una bella ripresa, in modo che anche il derby di ritorno sia una partita come quella dell'andata, con molto pubblico, ma soprattutto con 2 squadre che se la giochino per i play-off, e chissà, anche addirittura forse il Lanciano potrebbe anche essere per la promozione diretta, perché mi sembra che davanti non è che ci siano squadre che vanno fortissime, tranne il Carpi, che però è esso stesso un'incognita, perché chiaramente non era partita per andare in Serie A, quindi bisogna vedere se riesce a tenere su questi ritmi. Ecco, in molti conoscono Mauro Tedeschini come ottimo direttore e politologo, però in pochi sanno che è un appassionato di calcio e anche un grande tifoso. Ma sì, chi non lo è? Io sono tifoso del mio Modena, chiaramente, quindi anche noi diciamo che abbiamo un campionato tra luci e ombre, però devo dire, insomma, la Serie B è un bellissimo campionato secondo me. Tra l'altro noi speriamo che il prossimo anno ci siano altre squadre abruzzesi, perché il Teramo ha vinto. Ecco, questo volevo chiederti, quanto tira il fatto che magari l'Aquila e Teramo, che hanno vinto in quest'ultimo turno di campionato, e il Lanciano che va bene, quanto tira per un giornale un cammino così importante da parte di squadre di calcio professionistiche? Ma tira soprattutto la Serie B. Diciamo che la Lega Pro è ancora su un gradino inferiore, e quindi è chiaro che insomma, la Serie B muove dei club molto più importanti, con delle tifoserie più importanti, e quindi poi traina anche l'interesse a livello locale. Quindi se parliamo di Bologna, Bari, Catania, insomma parliamo di squadre che hanno una storia in Serie A, chiaramente. Quindi ripeto, noi speriamo, anche se non è facile, perché chiaramente ci sono squadre attrezzate
apprezzate, poi anche la formula è una formula complicata, però tra l'Aquila e Termo, che sono a immediato ridosso dell'Ascoli, che è in testa nel girone B della Lega Pro, noi speriamo insomma che almeno una delle due possa salire, in modo che magari i derby diventino di più e quindi i motivi di interesse aumenta, perché sappiamo che insomma i derby sono un po' il sale, no, dei campionati, e quindi speriamo che, anche se ripeto magari non troveranno tutte e due, speriamo che una la trovino in Serie A il prossimo anno. La Serie B giocherà il 24 di dicembre, il giorno della vigilia. Notoriamente il 25 e il 26 i quotidiani non escono, ecco, è una scelta scellerata questa. No, però noi abbiamo un sito web molto attrezzato e molto seguito, il più seguito in Abruzzo, e quindi lì sicuramente noi daremo la stessa copertura che avremmo dato sul quotidiano, e quindi per noi non cambia nulla, il lavoro c'è, ci saremo il 24, ci saremo il 25 e ovviamente ci saremo anche il 28 quando ci sarà l'ultima partita prima della sosta, per cui ormai noi non siamo più un giornale solo di carta da tempo, siamo un sistema informativo anche sul digitale molto importante, e quindi cioè, per noi è un giorno di lavoro esattamente come gli altri. La notizia dunque l'abbiamo data, tutti i tifosi potranno leggere gli articoli dei colleghi del centro sul web. Assolutamente sì, e quindi insomma, speriamo che sia un buon Natale per i tifosi di tutte e due, perché ce n'è bisogno di punti, perché adesso si comincia la volata da adesso. Chiudiamo con questo premio, no, ho detto prima a Mammarella, non sarà il pallone d'oro di France Football, però insomma per l'Abruzzo è quello del centro, che per l'Europa magari equivale a France Football. Ma io penso che per Mammarella, che è della provincia di Pescara, insomma, non dimentichiamocelo, e che ha giocato qui a Pescara da ragazzo e che adesso gioca a Lanciano già da un po', sia comunque un riconoscimento importante, anche perché mi sembra un giocatore che riesce a dare il 110% rispetto alle sue possibilità, mentre invece vediamo in giro tanti giocatori che sono un po' dei talenti inespressi, no? Se mi viene in mente Balotelli, che evidentemente dà il 10% invece di quello che potrebbe dare, e quindi credo che per lui sia un riconoscimento importante, che conferma non soltanto delle capacità ma anche la serietà del personaggio, perché devo dire che anche i giocatori del Pescara, pur essendo diciamo rivali, gli riconoscono un valore anche morale, diciamo, che credo che sia assolutamente importante. Tra l'altro un esempio, perché è un giocatore che ha fatto una grande gavetta, però insomma non si è mai scoraggiato, ha sempre cercato di migliorarsi, e tra l'altro anche dal punto di vista tecnico credo che le sue punizioni siano insomma qualcosa di importante, tant'è che insomma Eusebio Di Francesco lì nell'intervista che abbiamo fatto dice: mi meraviglio che non abbia mai giocato in Serie A, però insomma visto che qui tutti gli anni abbiamo delle sorprese, chissà che il prossimo anno non avremo il Lanciano in Serie A, sarebbe una bella prima assoluta. Chiudiamo con una battuta: Marco Baroni mangia il panettone a Pescara, è questa la notizia? Ma secondo me il panettone lo mangia, perché ormai... No, dico lo mangia, ormai è questa la notizia. Sì, il panettone lo mangia, e certo credo che dipenda molto da queste due partite, appunto il 24 e il 28, e credo che non dipenda solo dal risultato, credo anche da come giocherà il Pescara, perché la prova di Perugia è stata sconcertante e lo stesso allenatore lo ha detto, dicendo che hanno smesso di giocare dopo che la squadra era passata in vantaggio ed era in 11 contro 10, e quindi credo che dipenderà molto da queste due partite per capire se il Pescara riterrà di cambiare allenatore o se invece, come ha ripetuto sempre il presidente Sebastiani, si arriva a giugno con Baroni, cosa che peraltro sarebbe anche una scelta legittima, ci mancherebbe altro. Allora, i lettori del centro potranno trovare quante pagine martedì, nell'edizione di martedì dedicata a questa cerimonia? Assolutamente, due pagine in cui ci sarà l'intervista congiunta a questi due giocatori che secondo me al momento sono assolutamente il meglio del calcio abruzzese. Bene, martedì potrete vedere anche le immagini su TV6. Grazie a Mario, a Mauro Tedeschini, direttore del quotidiano Il Centro, per l'ospitalità e la disponibilità. A te la linea, Paolo. Grazie ad Alfredo Giovannozzi. Ringraziamo ovviamente anche il direttore del centro Mauro Tedeschini. Dunque questa doppia premiazione per Carlo Mammarella e per Federico Melchiorri, i due migliori giocatori abruzzesi secondo i colleghi del quotidiano Il Centro e anche tutti coloro che hanno partecipato a questo concorso. È sicuramente una votazione che tutti noi condividiamo, perché Mammarella per un verso e Melchiorri per l'altro hanno sicuramente rappresentato le due stelle, le due facce migliori di Virtus Lanciano e Pescara. Noi ci fermiamo allora per il primo stacco pubblicitario, poi torneremo in studio e andremo a vedere quello
quello che è accaduto al Renato Curi di Perugia in questo pareggio che il direttore del centro, parlando della prestazione del Pescara, ha definito sconcertante, una brutta prova per i biancazzurri che sono comunque riusciti in extremis ad evitare la sconfitta. Come with me. Seconda parte dell'Abruzzo del pallone, vi dicevamo di questo 2-2 fra Perugia e Pescara, una gara giocata bene dalla formazione di casa, meno bene dal Pescara, Pescara che è uscito tra i fischi dei suoi tifosi e poi negli spogliatoi Baroni ha ammesso che più di qualcosa non ha funzionato nella gara con i biancorossi umbri. Andiamo a vedere dunque le immagini, il servizio, e poi ascolteremo anche le dichiarazioni proprio dello stesso Baroni e del tecnico del Perugia, il pescarese doc Andrea Camplone. Allora, queste le immagini dal Curi di questo 2-2, nel complesso però molto deludente come prestazione del Pescara, discreto fino al gol del vantaggio, poi in 11 contro 10 e in vantaggio la squadra di Baroni è letteralmente scomparsa, come ha confermato lo stesso allenatore biancazzurro. C'è il ritorno di Brugman a centrocampo al fianco di Memusciai, in difesa Ciosic a destra, Pucino a sinistra, in mezzo Zuparic e Pesori, davanti Melchiorri e Magnero. Nel Perugia c'è in campo la coppia Perea Falcini Cinelli sostenuta da Lanzafame, a centrocampo Fossati, Taddei e Nicco, in difesa i due ex del Prete e Crescenzi. L'inizio del Pescara, come detto, è buono, c'è questo calcio di punizione proprio di Gaston Brugman che impegna Koprivec, e poi c'è il gol del vantaggio del Pescara, filtrante di Politano, Magnero anticipa Koprivec che lo stende, calcio di rigore e a Battista di Molfetta estrae il rosso per il portiere del Perugia, ma paradossalmente la partita del Pescara finisce qui, cioè finisce nel momento in cui passerà in vantaggio, perché ci sarà l'esecuzione dal dischetto. Intanto entra Provedel che prende il posto di Perea per provvedere alla sostituzione. Provedel respinge il rigore di Magnero, arriva Memusciai, tapin sporco, ma Pescara in vantaggio con il secondo gol stagionale del giocatore albanese, già in gol direttamente sul rigore a Bari. Poi dopo questo gol, come detto, si spegne la luce nel Pescara ed è dominio Perugia in 10 uomini. Subito la squadra di Camplone ha questa opportunità con il cross di Crescenzi, colpo di testa di poco fuori di Diego Falcinelli, lo sguardo di Camplone ed ecco il gol del pareggio. Pesoli affonda l'intervento da dietro su Lanzafame, calcio di rigore per Abbattista di Molfetta, cartellino giallo per il difensore biancazzurro dagli 11 metri, mentre rivediamo l'intervento un po' sciagurato di Pesoli su Lanzafame, dagli 11 metri Falcinelli non sbaglia, tiro che supera Aresti, conclusione non molto angolata ma potente, centrale che spiazza il portiere, l'estremo difensore biancazzurro. Dunque Falcinelli ripristina la parità al 31esimo del primo tempo e siamo nella ripresa. L'azione del Perugia si fa sempre più forte, questo è un tiro alto del Pescara con Melchiorri, il gol è splendido quello del Perugia, il gol del 2-1, avete visto, sembra un flipper, in realtà il Perugia scherza con le sue combinazioni con la difesa del Pescara e Fossati piazza la palla sotto l'incrocio dei pali, l'assist dell'ex biancazzurro Nicco, Fossati bel piatto e palla all'incrocio, dunque 2-1, chance per il Pescara con questo tiro fuori di Melchiorri, ma in realtà è il Perugia a menare le danze, le occasioni del Pescara sono assolutamente estemporanee, c'è un tiro dalla distanza che viene provato da Lanzafame, tra i protagonisti di questa partita, palla bloccata da Aresti e qui siamo proprio nei minuti finali, sembra fatta per il Perugia, c'è il cross di Pasquato, il colpo di testa di Magnero al 94esimo, le aveva provate tutte Baroni che aveva inserito Pasquato, poi ha inserito Caprari e Zampano e alla fine è arrivato questo gol con iniziativa di Pasquato, il cross e il colpo di testa chirurgico di Magnero, 2-2, non meritato dal Pescara, il Perugia avrebbe meritato la vittoria, un'ultima chance proprio nell'ultimissima azione, ma viene fischiato un fuorigioco, 2-2, Pescara salvo, ma così non va per la squadra di Marco Baroni. Mister, un sospiro di sollievo al 93esimo sul gol di Magnero, ma resta questa partita gestita come?
Guardate, sono rimasto adesso nello spogliatoio dei ragazzi perché è chiaro che la cosa che dispiace, no, è che noi siamo partiti bene, abbiamo approcciato bene la partita, abbiamo creato subito dei pericoli importanti, c'è stato un atterramento di Federico pronti via, ancora un paio di conclusioni e poi il rigore con l'espulsione dal momento del vantaggio e l'inferiorità numerica, siamo scomparsi. Sì, abbiamo subito mentalmente l'inferiorità numerica, che è una cosa assurda perché in quel momento c'erano le condizioni per andare a vincere la partita rimanendo compatti, equilibrati come avevamo fatto nei primi minuti. Invece questa inferiorità numerica veramente a un certo punto sembravano loro. Cos'è stato, un problema di mentalità, di assetto tattico, di uomini? Ma allora, intanto avete visto, no? Oggi abbiamo recuperato anche Gaston, che è una cosa importante. È chiaro che il giocatore che ci ha dato delle geometrie, però non è, manca un po' di dinamismo e questo è anche stato il motivo per cui a un certo punto ho pensato di passare a tre per supportare meglio il suo inserimento. Sì, io credo che sia tutto sta lì, secondo me, dal punto di vista mentale. Noi dobbiamo crescere su questo perché non è possibile avere paura quando l'ingresso nella partita l'abbiamo fatto bene perché sapevamo che loro volevano la vittoria in tutte le maniere, che avremmo trovato una squadra molto aggressiva, ma proprio fino al gol ho visto una squadra che stava bene in campo, riusciva a ripartire, riusciva a creare problemi e poi da lì questa frenesia. Io ho chiesto più volte anche tra primo e secondo tempo di giocare a pallone, di mettere giù la palla a terra, invece c'era questa paura, questa tensione che non era giustificabile. Un uomo in meno, abbiamo fatto una grandissima prestazione, cioè, c'è poco da dire. Pescara si è visto poco, si riporta a casa un punto, secondo me rubato, però questo è il calcio, quando è gol, quando la palla entra. Loro con due mezzi tiri hanno fatto due gol. Ecco, adesso smetta i panni dell'allenatore del Perugia, faccio il pescarese. Quanto l'ha delusa questo Pescara? Ma no, non apriamo polemiche, per favore, già a Pescara dobbiamo un attimino centellinare le parole. Sono venuti qua, ci tenevano tantissimo, si sono messi dietro, la classica partita che fa il Pescara, come ha fatto quella Povercelli, come ha fatto tante altre partite fuori casa. Ripartenze veloci, visto che hanno giocatori veloci come Politano, come Melchiorre, oggi ha giocato il secondo tempo Pasquado, Caprari lo stanno recuperando, quindi ognuno usa le armi che ha. Con noi non l'hanno fatto tanto bene, nonostante l'uomo in più, perché siamo stati noi bravi a limitarli nelle loro proprie giocate. Queste le dichiarazioni di Camplone, evidentemente scottato da questa rete del Pescara proprio allo scadere, scottato da questa mancata vittoria che il Perugia avrebbe ampiamente meritato. Abbiamo parlato anche nel corso del collegamento di Alfredo Giovannozzi dalla sede del centro del Pescara, l'abbiamo fatto diffusamente. Io direi a questo punto, prima di aprire il capitolo doveroso sulla Lega Pro, soprattutto sul Teramo secondo in classifica, di andare a leggere qualche messaggio. Ne sono arrivati già diversi, questa sera cercheremo di leggerli tutti o quasi, e dunque vogliamo guadagnare qualche secondo e dunque andiamo a vedere, prego Maurizio da qui regia di mettere in onda i primi sms che sono arrivati in redazione. Grandissimo Fabio Mignini, vero professionista del suo settore, grandissimo consigliere del presidente, se il Teramo è arrivato dove è arrivato il merito è anche suo, di testa e ovviamente dei mitici Ercolino e Lucianone, forza Teramo. Fabio, questo è un tifoso del Teramo, che possiamo dire è un amico, più che sarà un carissimo amico mio, immagino, perché dopo queste parole contento ovviamente di questa vittoria. Sicuramente. Noto il contrasto tra Ercolino, che in realtà è grosso, e Lucianone, che in realtà è un po' più piccolo. Penso che è un po' di parte questo messaggio, sinceramente. Andiamo a vedere allora qualche altro messaggio, eccoli qui. Presidente Bellia, ti ringraziamo per lo splendido campionato, il bel Natale che ci farai passare. Noto un po' di sarcasmo in questo messaggio. Incredibile essere già a meno 15 dalla Maceratese, in pratica speranze azzerate di promozione già nel girone di andata, grazie tante. I tifosi sono in contestazione con Bellia, lo abbiamo detto più volte, abbiamo ascoltato anche il presidente, abbiamo visto i servizi sulle partite casalinghe del Chieti, quindi non scopriamo nulla con questo messaggio. Grande Teramo, adesso non ci sono più scuse,
Chi non ha la tessera, fate la tessera in massa, tutti ad Ascoli, per sostenere il magico diavolo, crediamoci, sempre Forza Teramo. Il 6 gennaio si giocherà la ripresa del torneo Ascoli-Teramo alle ore 15. Andiamo avanti, presidente Bellì, adesso archiviato questo campionato ai tempo fino a maggio, per sederti con il sindaco e trovare le giuste soluzioni per dare un futuro a questa società. Ormai non si può più andare avanti a queste condizioni. Chieti ha decisamente bisogno di una grande sferzata e ricambio societario. Il sindaco inizia a risolvere problemi annosi come campo di allenamento e faccia un appello a livello regionale e nazionale affinché subentrino nuove forze societarie. Non ne possiamo più di questa mediocrità, come il messaggio di prima, ovviamente. Ma io penso che sempre la palla torna al sindaco e si fa così. Però anche i tifosi stessi, se magari hanno modo di stimolare loro, qualche imprenditore, gli imprenditori, che lo facciano. Sì, perché non mi sembra che ci sia la fila per andare a prendere i Chieti da Bellino. A Chieti le cose stanno così, e quindi voglio dire, sembra brutto dirlo, ma o si va avanti con questa proprietà o probabilmente ci saranno difficoltà a ripartire a Chieti. Se poi dovesse uscire fuori qualcuno che è intenzionato a rilevare la società, tanto meglio. Però probabilmente, anziché chiedere al sindaco, che tra l'altro, voglio dire, tra poco si vota anche a Chieti. Tra l'altro una notizia di pochi minuti fa, battuta dall'Ansa qualche secondo fa, leggevo prima in redazione, Umberto Di Primio, il candidato sindaco del centrodestra ufficialmente per le prossime elezioni. Bene, quindi ad adiuvandum, sì, il discorso che stavo facendo, probabilmente potrebbe essere anche una mossa elettorale darsi da fare, però è anche vero che ci sono tante questioni sul piatto, tante situazioni ancora da... Qui deve badare un sindaco che è in scadenza, non lo so, fare sempre riferimento al sindaco. Ora vediamo anche a Giulianova, il sindaco ha anche altre cose in cui pensare. Oggigiorno i primi cittadini possono fare poco. Fabio Mignini, voi a Teramo siete in una situazione completamente diversa rispetto a Chieti, con una tifoseria che oggi esalta questa proprietà che, lo ricordiamo, in 6-7 anni ha portato il Teramo dal campionato di promozione al secondo posto della Lega Pro. Ma cosa ti senti di dire ai tifosi del Chieti che contestano così pesantemente la proprietà? Ma noi penso che proprio per il caso Teramo, la proprietà che gestisce il Teramo Calcio, penso che sia unica. Detta da me è molto semplice la cosa, però per i risultati che abbiamo fatto in questi 6-7 anni, io penso che il presidente Cambitelli deve essere super adorato, non soltanto da Teramo, ma proprio dal calcio in sé per sé, perché ha fatto veramente dei miracoli, li continua a fare con dei sacrifici economici importantissimi. E purtroppo oggi trovare alleati, soci nel calcio non è semplice, quindi mi metto nei panni di Bellia, che gestisce il calcio a Chieti da anni, però non è facile, perché oggi il calcio è stato lasciato solo. Non è che si avvicina qualcuno, perché qua rimettere i soldi manco si trovano in giro, perché le condizioni economiche le conosciamo tutti, quindi non è che ce le siamo inventate. Qua è un momento brutto economico per tutti, quindi andare a mettere i soldi nel calcio è ancora più grave. Ecco, ribadisco il concetto di avere un presidente importantissimo come quello che abbiamo noi, che è veramente un tifoso del Teramo, non è soltanto un appassionato ma un tifoso, e continua a fare dei sacrifici veramente straordinari. Veramente, io spero che tutta la città capisca questa cosa. È un messaggio, non era per il Chieti, ma voleva essere per far attaccare la città di Teramo al nostro presidente, che veramente fa dei sacrifici immensi, veramente immensi. Allora, vediamo qualche altro messaggio, credo ce ne fossero degli altri da leggere. Eccone qui un altro: ciao, saluti a tutti, in particolare ad Andrea. Andrea, ciao Massimiliano. È entrato San Domenico, è stato devastante, i difensori lo dovevano tirare per la maglietta, tanti auguri e sempre forza l'Aquila. Massimiliano, tra l'altro, tra poco vedremo anche il servizio su Grosseto l'Aquila, e dunque soddisfatti e contenti anche i tifosi rossoblu, ci mancherebbe altro. Complimenti per la trasmissione, state ospitando un dirigente calcistico vero intenditore di calcio, serio, preparato e con tanta passione. Grazie Fabio della gioia che ci state dando, ma il bello deve ancora arrivare. Roberto forse sarà Nereto, comunque un tifoso del Teramo. Arriveranno i nuovi acquisti e poi andremo in B, Teramo avvisato. Quindi dall'Aquila. Questo è dall'Aquila, ovviamente non è un tifoso biancorosso. Vediamo se c'è qualche altro messaggio. Siamo un gruppetto di tifosi molisani che segue le trasmissioni delle squadre abruzzesi, con tutto il rispetto per la storia, per la stampa pescarese è superiore, perché ha giornalisti assai preparati. Grazie del complimento. Io non mi sembra capito, che sia un complimento alla stampa pescarese, credo.
non si capiva bene comunque. Baroni, ecco, si parla del Pescara, Baroni si ostina a schierare Bjarnason che vaga in campo, schiera Ćosić, terzino e non Vitturini, Zampano, e fa giocare poco Pasquato, abile su punizioni e tiri da fuori e assist. Baroni sveglia o Lupanettone, Nimigne, però abbiamo sentito, abbiamo visto che il panettone quantomeno Baroni lo mangerà, sarà in panchina anche per la gara del 24 col Varese. Ma può essere sempre indigesto il panettone. Poi vedremo che cosa succederà. Buon Natale a tutti, e perché non parlare pure di Scipioni, che ha vinto la giuria popolare e quella che conta sempre, anche a Sanremo, tifosi, tifosi del Teramo, anche fuori Teramo, ovviamente sono euforici, tifosi del Teramo. Riguardo a Mammarella Pescarese, vincitore del premio, penso che sia un orgoglio per i pescaresi, essendo pescarese doc insieme a D'Aversa, Diomede, che è il team manager del Lanciano, e Leone. Praticamente le fortune di Lanciano le stanno facendo i pescaresi, che sono i personaggi più importanti, i perni, cioè allenatore, capitano, team manager, importantissimo il DS. Beh, diciamo che i pescaresi stanno facendo le fortune del Lanciano, soprattutto Leone, che ha costruito... Mi sarei aspettato una tua vena polemica, nel senso, come mai tutti questi pescaresi che fanno le fortune? Questo bisognerebbe chiederlo. Tu avresti potuto dire che è stato commesso qualche errore nel passato, magari. Beh, diciamo che tutti questi pescaresi che stanno facendo bene fuori da Pescara inducono a qualche riflessione, però è chiaro che sono, tra l'altro, ormai tutti i lancianesi d'adozione Mammarella, perché Mammarella ha fatto una scelta di vita. Mammarella e Leone, direi. Leone lo stesso, Diomede anche, quindi credo che, insomma, D'Aversa è a Lanciano già da qualche anno, quindi sono pescaresi di nascita, di residenza, però ormai lancianesi di adozione, e ovviamente stanno facendo bene a Lanciano, e questa cosa ovviamente fa piacere non solo ai tifosi del Lanciano, ma anche a tutti quelli che capiscono di calcio, perché se il Lanciano sta facendo e sta ottenendo risultati negli ultimi anni in questo modo, evidentemente, e soprattutto per merito di una società seria e forte, anche di queste persone che collaborano da tanto tempo con la società rossonera. Allora, facciamo un break con i messaggi e passiamo a vedere invece le immagini di questa splendida vittoria del Teramo oggi al Gaetano Bonolis con il Savona, 4-0 alla vigilia. Non era una gara facile per i biancorossi, che invece hanno surclassato la formazione ligure. Teramo batte Savona 4-0, il servizio curato da Alfredo Giovannozzi. Il Teramo chiude il 2014 con il botto, 4 gol al Savona, secondo posto in classifica a 2 punti dall'Ascoli. Alla ripresa del campionato, il giorno della Befana, biancorossi e bianconeri si giocheranno il titolo di campione d'inverno al Del Duca, ma anche una buona fetta di futuro. Contro il Savona il Teramo non ha praticamente fatto fatica, ha dormicchiato per 27 minuti e poi ha dato l'accelerata buona che ha chiuso in pratica la partita già nel primo tempo. Si diceva 27 minuti di nulla, poi al 28esimo la gara ha un sussulto che sarà decisivo. Amadio sblocca la situazione con un gran tiro dalla distanza che trova Dario troppo avanzato e con la palla che si insacca proprio sotto la traversa. Il gol galvanizza il Teramo che dopo 10 minuti trova il raddoppio, quasi la fotocopia del primo gol. Cambiano il protagonista, questa volta Donnarumma, e l'angolo della porta dove finisce la palla. Il 2-0 fa capire che la pratica per i biancorossi è già archiviata. Il Savona ha un sussulto in avvio di ripresa con Scappini che in aria in scivolata prova a mettere la palla in porta ma non ci riesce. È il canto del cigno per i liguri, perché al 17esimo il Teramo cala il tris. Azione di Lapadula sulla destra, il cross è raccolto da Donnarumma che colpisce di testa. La palla è respinta ma finisce sui piedi di Di Paolo Antonio che non perdona. C'è ancora il tempo per far segnare la Padula e l'occasione buona arriva al 23esimo, quando Scipioni viene falciato in area di rigore ligure. Tiro dagli 11 metri che Donnarumma cede alla Padula che non sbaglia. Gli ultimi minuti sono da accademia, i biancorossi tirano i remi in barca soprattutto per evitare provvedimenti disciplinari. D'altra parte, alla ripresa del campionato ci sarà Ascoli-Teramo e questa volta non sarà un amichevole o Coppa Italia. Mignini, allora, voi avete già archiviato questa partita col Savona, il pensiero è inutile girarci attorno, è già alla gara del 6 gennaio con l'Ascoli. Chi avrebbe mai detto alla vigilia di questo campionato che Ascoli-Teramo avrebbe messo in palio il primo posto? Ma io penso che sull'Ascoli ci puntavano in tanti,
forse Teramo un po' meno. Però questo stavolta ci dobbiamo fare un complimento, perché penso che sia giusto e doveroso dopo tanti anni. Io penso che la società del Teramo ha un grande pregio, ma veramente mi sento di dirlo in tanta serenità. Ha un grande spirito di adattamento in tutte le categorie, cioè dovunque si è dovuta in pratica dimostrare nelle categorie che va dalla promozione in poi. Tra l'altro, Fabio, diciamolo a beneficio dei nostri telespettatori, il Teramo quest'anno di fatto è una matricola. Scorso anno io penso che sia la vera sorpresa di questo campionato sia il Teramo. Non ci dimentichiamo che abbiamo iniziato con due sconfitte questo campionato, tra i malumori di un po' di tutti, quindi questa è storia recentissima. E penso che poi il Teramo si è adattato veramente a tutte le categorie con tanta umiltà, con tanta grinta, che ha sempre contraddistinto questa società e soprattutto la nostra proprietà, perché la nostra proprietà non dobbiamo dimenticare che sono persone umilissime, sempre modeste, però dimostrano con i fatti, non con le parole, ma con i fatti, quello che poi stanno dimostrando. Quindi un grosso applauso, penso che la società del Teramo lo merita veramente. Io voglio aggiungere, sì, scusami, fare una domanda. Si parla poco, perché poi comunque a livello dirigenziale Campitelli comunque è un uomo comunque mediatico e quindi attrae molta attenzione su di sé, l'allenatore, ma è una figura chiave anche quella di Marcello Di Giuseppe, che è il direttore sportivo, che comunque sia, appare poi poco, parla qualche poco. Giocatore l'avrà anche sbagliato, e se ne si parla più dei giocatori che vengono sbagliati che quelli che vengono azzeccati, però anche Marcello Di Giuseppe comunque ha dato la sua impronta in questa squadra, perché io ricordo lo scorso anno lui nel fare determinati discorsi diceva: l'anno prossimo dovremmo essere bravi a prendere gli attaccanti giusti, perché poi una squadra la puoi sempre assemblare, tieni una spina dorsale, ma quando poi azzecchi nella terza serie due attaccanti di livello ti risolvono tante cose. Sono probabilmente i migliori. Il Teramo ha due attaccanti invidiati, probabilmente la miglior coppia in fatto di numero di gol segnati. Tu prendi i numeri fatti, se non sbaglio 8 e 8, 16 gol, 16 gol, e forse nessuno ha fatto meglio in questo girone. Quindi voglio dire, anche il ruolo del direttore sportivo nella scelta di determinati giocatori, con i suoi canali privilegiati, perché poi è chiaro che ci sono, ha la sua influenza. Mantenere poi gli equilibri tra un presidente arrembante come Campitelli e gli uomini che dello staff tecnico che poi devono lavorare sotto Campitelli, poi comunque è un tipo di equilibrio, e qui vengo poi nello spirito di adeguamento di cui parlava Fabio Mignini, che poi si riesce a fare nel Teramo, e i risultati poi si vedono, perché probabilmente anche qualche atteggiamento eccessivo che può avere un Campitelli si riflette poi nello stimolo che tu traduci in una buona prestazione, perché io penso che se nonostante determinati eccessi poi i risultati arrivano ogni anno, probabilmente questa è la formula giusta per far rendere i giocatori. Qui passo la palla a Fabio Mignini, che poi Luciano Campitelli lo conosce molto meglio di noi. Infatti gli danno ragione, non solo nel calcio ma nella vita e soprattutto nelle attività che lui ha, quindi lui è un personaggio fatto così, però i risultati sono dalla parte sua, è innegabile, perché questo ogni anno che fa un campionato lo fa sempre da protagonista. Non dimentichiamo che in questa scalata, cioè, il Teramo ha vinto campionati e quando è andato male ha fatto secondo, cioè, quindi questa è la storia del calcio. Siamo un po' criticati da qualcuno che però i numeri dice, non si possono interpretare, i numeri non si discutono, e anche altro, perché tutti quanti che il calcio è iniziato a Teramo nel 2008, questo non è assolutamente vero, perché la storia del Teramo la conosciamo tutti, è una storia bellissima, ma è innegabile. Penso che la proprietà del presidente Campitelli, l'era del presidente Campitelli, è sicuramente la più vincente. Questi sono dati che appartengono già alla storia e sono veramente indiscutibili. Noi, visto che stiamo parlando del presidente Campitelli, ci andiamo ad ascoltare le dichiarazioni rilasciate dal patron biancorosso al 91esimo, sempre al nostro Alfredo Giovannozzi. Presidente, dimmi. Allora non si può parlare più solo di fortuna adesso? No, di fortuna no. Di culo sì, però, perché purtroppo non abbiamo fatto un tiro in porta, due tiri, due gol bellissimi, torniamo a essere seri. Adesso scherzi a parte, insomma, questo Teramo oggi ha dato una prova di forza incredibile. Il Teramo oggi ha giocato una gran partita, la squadra è in formissima, fisicamente molto in forma, perché oggi con due difensori che mancavano abbiamo giocato la stessa partita,
a livelli alti, le punte molto bene, sono molto contento, molto. Però dobbiamo essere sempre tirati perché ci aspettano gare difficili, siamo secondi e quindi sicuramente non per caso. Dobbiamo dire bravi a questi ragazzi, bravi allo staff tecnico che stanno lavorando molto molto bene. Noi dobbiamo pensare sempre che ci dobbiamo salvare. Appena fatti quei punti, vabbè, adesso non dire, basta con le battute, no? Che pensare ad altro. Sicuramente oggi è entrato un altro elemento importante di Matteo, che sta al 50-60%, però penso che abbiamo fatto anche un acquisto molto molto importante per arrivare nell'ultima fase di campionato a livelli che meritiamo. Chiudete il 2014 con questa vittoria, il 2015 come lo aprirete? Ma come lo apriremo? Io credo che 32 punti sono tanti. C'è in palio il titolo di campione d'inverno lì? Sì, c'è in palio il titolo di campione d'inverno, però devono succedere delle cose che secondo me non si avvereranno. Perché ne devono succedere che noi dovremmo battere l'Ascoli e il Pisa deve o perdere o pareggiare, quindi altrimenti noi non saremmo campione d'Italia, ma questo è un titolo. Campione d'Italia no, campione d'inverno magari. Campione d'Italia lasciamo da qualche altro. Campione d'inverno come ben dici. Alfred, no, il problema è che ci sta facendo sognare cose che noi manco pensiamo, quindi la matematica dice questo, però la matematica dice questo, però 3-4 mesi fa si pensava tutto al contrario e quindi voi giornalisti siete un attimino così, una categoria un attimino particolare e tu in primis, e quindi gustiamoci questa vittoria, un buon Natale a tutti quanti i nostri tifosi e a tutti gli sportivi abruzzesi perché se lo meritano e anche a tutte le persone comuni perché anche loro devono fare un buon Natale e un felice anno nuovo a tutti. Ultima parte dell'Abruzzo del Pallone, questa 17ª puntata prenatalizia per parlare di calcio delle nostre formazioni. Stavamo parlando del Teramo, abbiamo visto il servizio, l'intervista col presidente Campitelli. Io però avevo in serbo una domanda per Andrea Costantini, perché è sempre il solito ritornello. Andrea, quanto c'è nel secondo posto del Teramo con il cambio di modulo? Cioè, questo passaggio al 3-5-2 è stato, secondo te, determinante per i successi, sì, della formazione bianco-rossa? Secondo me sì, perché ha fatto in modo che Vivarini sfruttasse meglio le risorse di cui disponeva. Da un certo momento in poi non c'erano le risorse per poter praticare il precedente modulo. Quindi è vero che conta la mentalità, conta l'approccio, tutto quello che volete, però i moduli esistono e si applicano in maniera diversa in base all'idea dell'allenatore e ai giocatori che ha a disposizione, altrimenti i moduli non esisterebbero. Se ci sono degli assetti tattici vuol dire che c'è differenza tra usare l'uno o l'altro. Da quando il Teramo ha cambiato modulo ha trovato più questa richiesta che era stata del presidente, certo, Campitelli, è partita modulo anche dall'alto. Poi dopo non è detto che accada sempre, molte volte l'allenatore e il presidente possono avere visioni diverse. Vivarini a un certo punto ha preso atto che mancavano gli elementi per poter proseguire quel tipo di gioco. E allora oggi addirittura ha giocato 5-3-2 con Petrella, sì, quinto di centrocampo, sì, che non è neanche quella una soluzione ottimale. Però anche oggi mancavano degli elementi, soprattutto in difesa, quindi bisognava rimodulare. Però, tra l'altro elementi che torneranno allora, per la partita di Ascoli, sì, gli assenti nella di partita singola può passare, ma nell'ottica di un medio periodo, il cambio del modulo alla distanza ha prodotto risultati in più, su questo non c'è dubbio. Fabio Mignini, visto che stiamo per aprire il capitolo L'Aquila, andando a vedere il servizio sulla vittoria di Grosseto, c'è anche questo derby, L'Aquila-Teramo, anche in classifica, insomma le due squadre sono
separate da un solo punto in classifica, però alla vigilia l'Aquila era accreditata di maggiori pronostici da parte degli addetti ai lavori, quindi l'Aquila terza è una sorpresa fino a un certo punto, anzi direi che forse non è una sorpresa, il Teramo secondo è una grossa sorpresa. Ma l'Aquila, il presidente Chiodi ha sempre detto che quest'anno voleva puntare a un campionato di vertice, se non addirittura proprio a vincerlo questo campionato. Non si è mai nascosta e va dato atto che è una squadra fortissima. Io forse devo essere sincero, se l'unica che ci ha un pochettino impressionato è veramente l'Aquila. A Teramo fece una partita molto molto bella, aveva appena cambiato l'allenatore, quindi c'era un entusiasmo particolare. E quello è il grande rammarico che abbiamo, perché lì anche un pareggio oggi era importante, perché noi avevamo un punto in più e loro due in meno, quindi sarebbe stata una classifica molto molto diversa, bastava un semplice pareggio. Però lì, l'Aquila è che proprio fuori casa dà il meglio di sé. Ma paradossalmente i 10 contro 11 è stato uno svantaggio per noi, perché alla fine no, ci siamo un pochettino messi davanti con la speranza di poter far gol. Aveva ragione Lidolm qualche anno fa che diceva che in 10 contro 11 si gioca meglio. E lì San Domenico è stato forse un po' trascurato e ci ha punito. Comunque, il campionato è lungo e ce la giocheremo fino alla fine. E allora andiamo a vedere il servizio di Gianmarco Menga su questa vittoria dell'Aquila allo Zecchini di Grosseto, 2-1 per i rossobru, il risultato finale. Riprende la marcia verso la vetta della classifica dell'Aquila, che si lascia alle spalle lo scivolone interno con la propria Cenza e passa sul campo del Grosseto con una prestazione solida, concreta e di carattere, ingredienti che erano mancati nell'ultimo match del Fattori. A sorpresa Zavettieri lascia in panchina San Domenico e propone Triari con il tridente d'attacco con Perna e Pacilli, Carcalis e Pedrelli esterni. Nel Grosseto si rivede Pichelman in avanti, in difesa Elez preferito a Mariotti. Pronti via e dopo pochi minuti Perna sbaglia l'impossibile toccando la palla goffamente con un braccio e quando Del Pinto segna il gioco è già stato fermato. Al quarto d'ora la risposta a Maremana fa malissimo, Torromino serve Pichelman che va in percussione, contatto con Maccarrone e per Cifeli di Campobasso pochi dubbi, calcio di rigore e cartellino giallo per il difensore siciliano. Dagli 11 metri lo stesso Pichelman batte Zandrini 1-0 e settimo gol per l'attaccante austriaco. L'Aquila sbanda e a metà tempo rischia il tracollo quando Torromino parte su un lancio dalle retrovie, lascia tutti sul posto ma pecca di lucidità davanti a Zandrini. Scampato il pericolo, l'Aquila si ridesta. Il tentativo di Triarico è il preludio al gol del pareggio. 44esimo, Pacilli mette in grave difficoltà il gigante Okosun che lo strattona a terra. Secondo calcio di rigore ordinato da Cifelli, Mario Pacilli non si fa pregare e con un sinistro secco spiazza Mangiapelo, ripristinando la parità appena prima dell'intervallo. Quarto centro per il fantasista di Torano. Ripresa e subito l'Aquila col piglio giusto, cross di Triarico, spotta di Maccarrone e botta di prima intenzione di Del Pinto che scheggia il palo. Poi Zandrini sugli scudi, miracoloso sul colpo di testa di Pichelman e sul successivo tentativo di tapine di Lugo Martinez. Parate ancora più importanti perché al 33esimo l'Aquila passa in vantaggio, cross di Pacilli, testa di Perna, Mangiapelo respinge dalle parti di Sassà San Domenico che raccoglie e insacca il gol partita. Escluso dal primo minuto, il folletto ex arzanese era subentrato a Carcalis con Triarico portato indietro e San Domenico arriva a quota 7 centri, ancora decisivo. Nel finale il Grosseto si sbilancia e lascia spazio al contropiede dell'Aquila che spreca i colpi del KO. Mangiapelo esce alla disperata su San Domenico e poi viene graziato dalla conclusione di Mancini, appena entrato per Pacilli. Nei minuti di recupero è Perna ad avere la palla dell'1-3, ma stremato la sbaglia. Poco male, l'Aquila conferma di trovarsi meglio in trasferta e si porta a -3 dalla vetta, regalandosi un sereno Natale in attesa di riprendere nel mattinè dell'Epifania contro l'Ancona. Il servizio era di Andrea Costantini e non del collega Gianmarco Menga. Avete visto che gol si sono divorati i ragazzi di Zavettieri alla fine, insomma poteva essere più rotondo il risultato per l'Aquila, ma bisogna dire che anche il Grosseto ha mancato diverse occasioni. Abbiamo tantissimi messaggi, allora io direi di leggerne almeno una decina tutti di un fiato e poi concentrarci sulla Serie D. Abbiamo il calcio, l'intervista al direttore del CNI Giovannozzi di Scipioni. Amiamo il calcio, l'intervista al direttore del centro di Giovannozzi, di Scipioni, primo giuria popolare, nemmeno una parola. Non contiamo?
Del Teramo stiamo parlando in maniera dettagliata. C'era oggi questa importante cerimonia. La tifosa si aspettava la citazione per Scipioni. Sì, nel corso dell'intervista. Credo che martedì sulle colonne del centro ci saranno due pagine su questo concorso e ci sarà spazio anche per gli altri giocatori. Complimenti al conduttore Renzetti, ottimo giornalista e gran signore, non esageriamo. Da ospite a Muso Duro non sei stato ospitato con educazione. Io l'ho vista quella trasmissione. Dal gufo di Semproni che non... Ti sei difeso in una maniera... Non fa esprimere gli ospiti i loro pareri volendo sempre aver ragione. Complimenti a te Paolo per la tua intelligenza e calma di fronte alla prepotenti Federica da Pescara, Forza Delfino 1936, sempre e comunque. Vabbè, Gianfranco è un amico e io insomma... Proprio perché c'è questa amicizia, sono stato ospite qualche settimana fa. Grazie comunque per il messaggio, perché i complimenti fanno sempre piacere. Fa tenerezza vedere una cittadina di 45.000 abitanti nella serie C cadetta. Se pensate che prima non si sapeva dove si trovava, poi è normale che i paesi limitrofi, feudi biancazzurri, vadano a Pescara a vedere le partite, perché ha più tradizione, storia, ma vedrete che mo che faremo altri campionati di B ci rispetteranno di più. Beh, simpatico anche questo messaggio. Andiamo avanti, un altro sms. Baroni mediocre a casa, Ronci scarso a casa. Quindi Baroni e Ronci, tecnico del Pescara e del Chieti, nell'occhio del ciclone. Teramani tesserati, fate schifo, non la tessera del tifoso. Beh, insomma, questo telespettatore poteva usare un'altra parola. Vabbè, insomma, d'altronde... Se non non vi precludete uno spettacolo come quello che sta offrendo ora. Quello probabilmente era un tifoso dell'Ascoli, anche l'Aquila. Andate a seguire le vostre squadre, andate allo stadio a vedere le partite. Se non togliete Baroni, presto siete in CIA. Uno squadrone non sa posizionarli in campo, non sa nemmeno lui qual è la formazione tipo. Scandaloso. Beh, Baroni, di critiche nelle ultime settimane ne sta prendendo parecchie. Forza Teramo, buone feste a voi cronisti e a Scipioni. Dall'Aquila, tifosi, grazie. Perché Scipioni ha origine aquilane. Ecco, ha origine aquilane, sì, quindi. Vero. Forza Teramo, buone feste e buone. Questo è lo stesso bis, lo stesso messaggio. Se Baroni allenasse il Teramo, la squadra lotterebbe per non retrocedere. Se Vivarini allenasse il Pescara, la squadra sarebbe in testa alla classifica. Questa valutazione di un tifoso. La regina dell'Abruzzo siamo noi. Ascolano inizia a tremare, stiamo arrivando. Forza Magico Teramo, rubaci l'anima. Tanti auguri a tutti di Buon Natale e complimenti per la trasmissione. Domenico, grazie. Il Domenico tifoso Mischia, del Teramo sa che è profano, perché rubaci l'anima, riferisce al diavolo, poi gli auguri di Natale. Quindi si dice che sotto Natale si è tutti più buoni. Vediamo se c'è qualche altro messaggio. Allora ne leggiamo qualcuno più avanti. Allora io direi di aprire la pagina sulla Serie D, andare a vedere il servizio su Giulianova, sulla sconfitta del Giulianova quest'oggi al Rubens Fadini. Al termine ci sono state le dimissioni del tecnico Giorgini, ma la società le ha respinte. Vedremo di capire anche in questi minuti se Giorgini ci ha ripensato, se la decisione della società ha fatto recedere comunque il tecnico giuliese dalla sua decisione. Giulianova Castelfidardo 0-1, il servizio sulla gara del Fadini. Giorgini, il più brutto Giulianova del campionato, sconfitta meritata. Meritatissima. Ci poteva essere anche il calciatore per noi, però il Castelfidardo non ha rubato niente. Per me finisce oggi il discorso allenatore. Quindi si dimette? No, ma non è che io non è che sono a studio, sto facendo per sentire niente, però sinceramente io non me la sento. Basta così. Al Fadini si finisce con le dimissioni di Francesco Giorgini, che lascia la squadra dopo una prestazione sconcertante. Per il peggior Giulianova della stagione, forse l'inizio di una nuova crisi. A suonarle ai giallorossi è stata una squadra che, a dispetto della precaria situazione di classifica, ha fatto vedere buone cose contro un 11, quello giallorosso, davvero irriconoscibile. Per la formazione di casa, al termine di una settimana di polemiche e conferenze stampa, una domenica davvero da dimenticare. Dopo una fase iniziale di studio al 12esimo, il Giulianova ha una buona occasione con un cross di Mariani che permette a Nassi di colpire di testa davanti al portiere del Castelfidardo, che respinge con De Matteis, che poi non riesce a ribadire in rete, sempre davanti all'estremo biancoverde. Gol mangiato, gol subito, visto che al 16esimo Di Stefano commette fallo in area su Sbarbati. Per la signora Marotta disapre il rigore, che si incarica di trasformare Cavaliere, che mette alle spalle Di Falso. Cala il gelo sul Rubens Fadini con gli ospiti che al 18
diciottesimo si rivedono in avanti con Tassi che da distanza siderale mette oltre la traversa. La reazione dei giallorossi è blanda. Al 24esimo c'è una punizione di Censori dalla tre quarti con Andy Gau che smanaccia prima dell'arrivo di De Matteis. La squadra di Giorgini appare pasticciona e confusionaria. Al 35esimo Gaetani viene agganciato ancora in aria, ma Maria Marotta di Sapri lascia ancora una volta andare il gioco. L'ultima emozione del primo tempo è di marca ospite con Cavaliere che impegna severamente Falso. Nella ripresa al quinto Cavaliere prova il bis, ma Falso gli nega la gioia del raddoppio deviando la sfera in angolo. Azione quasi fotocopia al 15esimo quando Sbarbati se ne va in contropiede colpendo poi il palo con Falso comunque sulla traiettoria della sfera. Passa un minuto ed è Urbinati di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo a chiamare Falso al salvataggio prima di una nuova incornata dello stesso giocatore biancoverde che non inquadra di poco lo specchio della porta. In campo c'è un Giulianova irriconoscibile che rischia di capitolare ancora al 27esimo con D'Alessandro che su punizione colpisce in pieno la traversa con Falso immobile. Il finale di gara è palpitante, al 28esimo c'è un bel tiro di falsa perla dai 20 metri con il salvataggio dell'estremo del Castelfidardo prima della punizione dal limite di Censori che manca di un soffio il bersaglio. Poi al 91esimo solo fischi per i giallorossi e la festa meritata per i biancoverdi marchigiani che possono fare un bel passo avanti in classifica. Per il Giulianova sarà un Natale amaro. Oggi sapevamo che dovevamo moltiplicare le forze perché Giulianova specialmente qui è molto temibile, però credo che i ragazzi abbiano fatto quello che dovevano fare, sono stati sempre sul pezzo, hanno colpito il momento giusto, poi forse potevamo fare anche il secondo gol e purtroppo è un periodo che non va dentro, però è tutto merito ai ragazzi questa vittoria perché sono ragazzi che lavorano molto bene e quindi la dedica va a loro. Questo è il servizio su Giulianova Castelfidardo, avete ascoltato l'intervista proprio in apertura di servizio di Giorgini che aveva annunciato il suo addio. Proprio in questi secondi Andrea hai parlato al telefono con il direttore sportivo del Giulianova Carrozzieri, sì. Ci sarebbe una novità? Sì, pare che sia stato solo un attimo di rabbia, uno sfogo quello di Giorgini dopo la partita, pare che insomma la situazione si sia ricomposta e quindi Giorgini possa proseguire sulla panchina del Giulianova, però io andrei comunque cauto sia nel dire che queste dimissioni saranno definitive sia nel dire che la situazione è ricomposta. Ormai a Giulianova ne abbiamo viste talmente tante negli ultimi 10 giorni con più volte si è espresso il presidente Esposito, poi si è espresso il sindaco, ha parlato anche l'amministratore delegato che fa parte della vecchia proprietà, Ferdinando Perletta, se ne sono sentite tante. Quindi certo non è facile lavorare in queste condizioni per Giorgini che ha un nome. Il problema è che Giorgini ha un nome, ha una storia, ha campionati importanti alle spalle, quindi mettetevi nei suoi panni. Non vuole si trova fare brutte figure. A lavorare in una situazione dove ci sono 3.000 incognite, con un gruppo che è stato più volte cambiato e ricambiato, stravolto dal mercato, tanti sono andati via, altri sono arrivati, e lui si trova a lavorare in condizioni che non sono state proprie del suo lavoro, perché lui ha lavorato tra i professionisti in piazze importanti come anche la stessa Giulianova, ma in condizioni diverse. Ora si trova in una situazione molto molto delicata e per certi versi indecifrabile, e lui ha un nome, non è uno qualsiasi, Giorgini è Giorgini, quindi mettetevi un po' nei suoi panni. E quindi secondo me saranno importanti i prossimi giorni per capire se ci sono i presupposti per andare avanti, perché insomma, il malumore che ha espresso oggi da una persona normalmente pacata come Giorgini è un fatto non indifferente a mio avviso. Oggi al 91esimo Giorgini era molto arrabbiato. Ma si vede, per, a un certo punto non voleva andare, più parlare, scappa, è andato via. Io credo via. Che a mente fredda potrebbe anche ripensarci, ma non sarà una cosa semplice. Mignini da Teramo... Però io dico che Giorgini, per la storia che ha, meriterebbe un contesto diverso. Ora, i tempi sono questi. Però meriterebbe un contesto diverso. Ecco, tutto Fabio qui. Mignini, dicevo, da Teramo che giudizio si è fatto di questa situazione di Giulianova, conferenze stampa della vecchia società, della nuova, del sindaco, allenatore che si dimette, direttore sportivo che dice che la società rifiuta le dimissioni, insomma è una situazione caotica. È una situazione sicuramente che dispiace perché Giulianova ha una tradizione di calcio. Però penso che il problema sia proprio alla base, perché da quando lì è uscito Quartiglia
penso che ci sono stati sempre dei problemi, quindi lì non c'è una proprietà importante e di conseguenza non riescono ad allineare, insomma, quello che poi è un campionato. Noi paradossalmente dal 2008 ad oggi non abbiamo mai fatto un derby con Giulianova. Si sente la mancanza di un derby Teramo-Giulianova? Sì, sicuramente sì, è una cosa che a noi manca, però ecco, sicuramente non ci saranno le premesse manco per il futuro, perché se lì non, la proprietà, non entra una proprietà importante, sicuramente il Giulianova non si risolleverà, perché oggi i soldi sono importanti, se non trovi chi li mette il calcio non si fa, insomma. Sono problemi che noi non conosciamo, ringraziando Dio perché abbiamo il presidente Gambitelli. Dunque Giulianova nel caos, nelle prossime ore sapremo se Giorgini ci ripenserà, la società ha respinto le sue dimissioni, ma è chiaro che il tecnico vuole pensarci, vuole rifletterci a mente fredda. Non ci sono invece problemi a San Nicolò, perché la formazione biancazzurra di Massimo Epifani, dopo la vittoria con punteggio tennistico di 6-0 domenica scorsa con il Termoli, si è ripetuta andando a vincere su un campo notoriamente non facile come quello di Scoppito. San Nicolò che è passato in casa aquilana per 4-2. Andiamo a vedere il servizio realizzato dal nostro Andrea Costantini. Partita scoppiettante ha Scoppito, 6 gol ma i 3 punti vanno al San Nicolò, che ha fatto valere il suo maggiore tasso tecnico e la superiore panchina rispetto alla Miternina. Il San Nicolò torna così a vincere in trasferta, non accadeva da Recanati alla quarta giornata. Il tecnico scoppitano Angelone ripropone il 4-3 con il tridente Torbidone, Gizzi e Teriaca, quest'ultimo in gol a Iesi, 4-2-3-1 per Epifani, Valim, Iaboni e Santoni a sostegno di Bartolini. Primo a fondo della partita e primo gol, San Nicolò in vantaggio con il destro tutt'altro che irresistibile di Cristian Stivo. Valetta, Di Fabio va giù goffamente e la palla dopo il rimbalzo passa tra le mani dell'estremo di casa per il vantaggio San Nicolò. La Miternina non ci sta e reagisce con alcune percussioni, una in particolare di Gizzi. Al 15° palla sull'esterno della rete. Il San Nicolò ha qualità e quando gioca sono dolori. Spunto sulla sinistra di Valim, girata centrale di Bartolini e gran parata di Di Fabio che in parte riscatta l'errore iniziale. Poco prima della mezz'ora la Miternina impatta. Al 26° lancio di Carrato, contrasto Gizzi di Gifico e palla in corner. Sul seguente angolo, mischia furibonda al culmine della quale Boggi respinge con un braccio la girata di Di Ciccio. Ruggero di Roma 1 ordina il rigore e ammonisce il difensore San Nicolese. Nelle 11 metri l'esecuzione di Torbidone non è impeccabile, ma Di Gifico può solo smorzare e non respingere. 1-1 col quinto gol in campionato per Torbidone. Parità che dura poco. Al 36° Iaboni riceve da Bartolini ma tira troppo centralmente. Al 40° il nuovo vantaggio del San Nicolò. Corner di Iaboni e imperioso colpo di testa di Stivaletta che si insacca sotto la traversa. 1-2, quarto gol in campionato per il centrocampista ex Vasto Marina alla seconda doppietta stagionale dopo quella di Chieti. Al 42° Gizzi trova la via del 2-2, ma il gioco era stato già fermato per un offside dell'attaccante di casa. La partita si mantiene frizzante anche nella ripresa. Al 9° spunto di Di Paolo per Gizzi che liscia il tiro. 18° break di Stivaletta che crea i presupposti per un contropiede in superiorità numerica, ma è poi egoista, ignora i compagni e spara alto. E dopo 2 minuti San Nicolò paga la leggerezza. Corner di Carrato irrompe Capitan Valente che anticipa tutti e fa 2-2. Gara sempre scoppiettante. 1 minuto dopo, grande chance per Valim, uscita bassa decisiva di Di Fabio che salva. Sul capovolgimento di fronte Rausa tira alto. Alla fine decide la panchina. Epifani mette dentro Moretti per Iaboni al 29°. Ecco lo splendido terzo gol del San Nicolò. Lancio di Valim, torre di Bartolini e sontuosa staffilata di Moretti. Palo gol e vantaggio definitivo stavolta per il San Nicolò. L'ultimo sussulto dei padroni di casa è il piattone di Rausa. Poi entra Chiacchiere al 33° per Santoni e l'esterno di Crecchio. Al 37° calcia una potente punizione che Petrone svirgola malamente nella propria porta. 2-4 e partita definitivamente chiusa. La Miternina si congeda con una sconfitta da un 2014 comunque molto positivo per il San Nicolò e pronto finalmente il decollo in una classifica ancora bugiarda. Sapevo che la partita era così tirata perché loro sono una buona squadra e poi in casa specialmente sono molto pericolosi, però noi abbiamo avuto oggi un atteggiamento importante che ci dà una grande iniezione di fiducia per il futuro, perché vincere qui non era assolutamente facile, l'abbiamo fatto con grande merito. La panchina decisiva con Moretti e Chiacchiarelli che hanno sferrato i colpi del KO. Ma sono contento per i due ragazzi perché devono giocare titolare, non hanno giocato, sono entrati bene
e questo è frutto di avere un grande gruppo, perché chiunque ha giocato fino ad oggi ha fatto bene. È peccato perché nei loro gol abbiamo veramente incartato il regalino di Natale. In tutte e quattro c'è grossa responsabilità nostra e siamo stati costretti sempre ad inseguire, anche a lasciare degli spazi per le loro ripartenze e niente, anche come qualità di gioco siamo andati bene, però siamo stati poco cattivi poi negli ultimi 20-30 metri. Alla fine abbiamo concluso poco per quanto è prodotto nell'arco dei 90 minuti, quindi è stata una partita strana, una partita dove c'è stato l'impegno, però è difficile da commentare, ecco, perché purtroppo appena sbagliamo ci fanno gol, ultimamente sbagliamo molto spesso, quindi dobbiamo lavorare su questi cali di attenzione. E questa l'intervista del tecnico della Miternina. Avevamo in precedenza ascoltato Massimo Epifani, ovviamente soddisfatto perché il San Nicolò sta prendendo quota, avete visto in classifica la squadra che è meglio piazzata con 24 punti, uno in più del Chieti. Andrea, questo San Nicolò, tu dicevi nel servizio una classifica tra l'altro ancora bugiarda. Beh sì, lo è ancora perché i punti lasciati per strada restano. E secondo me il San Nicolò recupererà punti quando inizierà a vincere alcune partite non meritandole, cioè delle partite che dovrebbe perdere e invece le vince, allora lì comincerà a prendere dei bonus e a recuperare i punti lasciati per strada. Oggi ha vinto, seconda vittoria consecutiva, la seconda in trasferta. La squadra è forte a mio avviso, è ben allenata, è forte, quindi rivediamo un attimo la classifica, chiedo scusa a Maurizio da qui, sono 24 i punti, ora con la Jesina, se noi vediamo il quinto posto è occupato dal Campobasso, 29, sono 5 punti, è vero che San Nicolò dovrà giocare a Campobasso, però io penso che se il San Nicolò ci crede si può porre l'obiettivo del quinto posto e può anche arrivarci, non è facile, serve un buon passo. Però con le armi che ora ha a disposizione Epifani, in particolare Bartolini e Valim, e questi giocatori che oggi sono entrati e hanno fatto bene, come Chiacchiarelli e Moretti, perché non sognare? Tanto questa squadra non avrà problemi minimamente a salvarsi, ne sono proprio straconvinto. E quindi è giusto sognare. Quindi bisogna o provarci, quando meno assolutamente, provarci. Assolutamente, senza dubbio. Allora, un inciso che riguarda il basket, perché ci sono arrivati i risultati finali della Lega Silver, dove ci sono Chieti e Roseto. È stata una domenica negativa per le due abruzzesi, perché il Chieti è stato sconfitto in casa per 90-85 da Treviglio. Il Roseto è stato battuto a Latina per 83-73. Allora andiamo a leggere gli ultimi messaggi, ne sono arrivati tanti, cerchiamo di leggere proprio in dirittura d'arrivo il maggior numero di sms. Sono un tifoso di Teramo, stiamo andando bene, quindi sono ottimista per la Serie B. Se saliamo, pensate che a Pescara lo considereranno un derby, dal momento che dicono che un derby abruzzese come ce ne sono stati tanti anche in passato. Andiamo avanti con il prossimo SMS. Baroni all'occhio spento, come spento il suo gioco, come spenta la sua voce, come sta spegnendo un Pescara molto più forte di quello che la classifica dice. Spegniamolo del tutto, mandiamolo via. Questo tifoso comunque non molto tenero, guarda, con Baroni avrà delle colpe, però c'è una situazione che non è facilmente gestibile e tanti infortuni ci sono stati. Qualche tifoso a casa che si trovasse al posto di Baroni dice vabbè, ma quello è pagato per fare, avrebbe avuto la possibilità di schierare mai la stessa formazione? Cioè, io penso che Baroni, che lo scorso anno a Lanciano più o meno schierava quella formazione, se avesse avuto gli stessi giocatori a disposizione questo sabato e quest'altro sabato, li avrebbe confermati. Però sapete tutti che tra una squalifica, un infortunio, una convocazione in nazionale, ne sono successi tutti i giorni, e quindi non c'era materialmente la possibilità di schierare lo stesso 11, anzi spesso bisognava fare 2-3 cambi, poi si possono disquisire. Ma ci ha messo del suo Baroni, ci avrà messo anche del suo nelle gerarchie, tutto quello che vuoi, ma lui non ha avuto praticamente la possibilità di schierare mai la stessa formazione per squalifiche, infortuni e convocazioni delle nazionali. Su questo però dobbiamo essere chiari, questi sono fatti, sono fatti incontrovertibili. Allora, leggiamo qualche altro messaggio prima di salutarci. Dicevo, tanti, purtroppo non facciamo in tempo a leggerli tutti. Quello che ha fatto voleva fare Giorgini, perché non lo fa Baroni? E Ciuccio è presuntuoso. Andiamo avanti.
Grande Teramo, si può sognare, mi permetto di sottolineare che oggi c'è stata la prima vittoria degli allievi della Cona, forza ragazzi, dunque un applauso anche agli allievi della Cona, peccato che ci sia la sosta proprio nel nostro momento migliore, comunque sono convinto che faremo lo stesso una gran bella figura ad Ascoli, forza Teramo, ovviamente i tifosi pensano alla sfida del Duca in programma il 6 gennaio, state calmi che lo squadrone aquilano andrà in Serie B, Marcello. Dunque all'Aquila ovviamente c'è anche euforia, come giusto che sia. Donnarumma e Del Pescara al Teramo in prestito. Baroni, è ora che dai un gioco alla squadra, se no dimettiti, si gioca il 24 alle 15, il panettone lo mangia. Abbiamo ascoltato anche l'intervista del direttore del centro. Insomma, certo che se il Pescara gioca malissimo e perde, probabilmente il panettone potrebbe, gli viene sfilato dal gli viene sfilato dalle mani. Non so cosa pensare su questo Chieti, risultati altalenanti, poi giustamente la gente si è stufata di andare a vedere le partite, speriamo risalga il Chieti in classifica, begli anni prima andava parecchia gente allo stadio, ora meno della metà, che ne pensate? Io come molti amici non andiamo. Non ho più voglia, molta gente la pensa come me, forse in futuro torneremo. Comunque ci dispiace vedere il Chieti in questa situazione brutta, peccato perché Chieti merita un'altra categoria, superiore comunque, con 2 o 3 anni ritorneremo ad altri livelli, vero Alex da Chieti? Ma io direi che comunque i tifosi, i veri tifosi dovrebbero andare allo stadio anche quando le cose vanno meno bene, perché è troppo facile, è troppo comodo andare allo stadio e fare il tifo solo quando ci sono i risultati. Buonasera, sono Alessandro da Chieti, mi permetto di interpretare la protesta della tifoseria e dei più che a questa maglia, a questa città tengono più di altri. Noi chiediamo programmi, competenza dei ruoli e costruzione di una società che non si basi solo su un discorso economico. Io credo che Teramo e Lanciano, così come l'Aquila, dispongano di persone giuste e competenti, e oggi queste pagano così come i fatti dicono. Ditemi voi, a paragone, chi ha più competenti, chi ha di competenti la società Chieti Calcio nei vari ruoli e quale filo programmatico ha avuto questa società negli anni. Grazie e buona serata. È ovviamente una critica tanto composta quanto apprezzabile nei contenuti. Eh sì, perché fino a quando ci si mantiene poi nei limiti della correttezza, insomma, comunque sono tutti, guarda, messaggi. I fatti dicono che fin quando sono rimasti Alessandro Battisti e Luciano Di Giampaolo all'interno della struttura, comunque c'era una programmazione e il Chieti con poche risorse ha fatto grandissimi campionati. Quando sono andati via per vari motivi loro due, le cose sono andate male, c'è poi stato qualche problema, i fatti dicono questo, poi se erano due persone irrinunciabili io non lo so, però mi limito a constatare, qualcosa è cambiato, mi limito a constatare questo. Allora, stavamo vedendo un altro messaggio, eccolo qui. Pescaresi, gli allenatori hanno bisogno di tempo per fare una forte squadra, siete solo disfattisti, non all'esonero, no all'esonero. Filippo, beh, rispettiamo anche il parere di questo tifoso, sul ci tempo, mancherebbe. Diciamo che sono trascorse 19 giornate, è finito il girone d'andata, i risultati sono questi, quindi... Beh certo, siamo quasi a metà campionato. Soloni del calcio, basta pontificare. Roberto, non so a chi si riferisca, non so, perché credo che qui di Soloni del calcio non ce ne siano. Pescara, società voto 7, squadra voto 7, Baroni voto 5, a voi il risultato. Beh, insomma, Baroni non merita però la sufficienza. Questo tifoso dovrebbe capire, e lo ripetiamo per l'ennesima volta, che Baroni sta tra virgolette toppando laddove hanno toppato grandi allenatori recentemente, quindi forse, insomma, dare un 7 a squadre e società e 5 a Baroni, se è colpa solo di Baroni, mi sembra troppo. Comunque volevo dire che abbiamo una trentina di secondi di Fano Chieti, magari ci facciamo poco nulla, però se vogliamo farli vedere proprio a scorrere, sì, poco possiamo prima far di, vedere a di chiudere, scorrere, e così chiudiamo. Ecco qui le immagini di Fano Chieti, vedete tra l'altro di fronte proprio il settore distinti dei tifosi del Chieti con gli striscioni nero-verdi, dunque un Chieti comunque oggi sconfitto per 3-0 in casa dei marchigiani, Andrea, che stanno facendo un ottimo campionato. Beh, il Fano è terzo e oggi per un po' ha anche sognato di poter scalare qualche altra posizione, però stavo facendo un grande campionato, è una squadra forte, il Chieti insomma purtroppo paga determinate lacune, in questo momento giocare col Fano è difficile per tutti, figuriamoci per una squadra come il Chieti che insomma anche lei ha avuto diversi cambiamenti di organico, partenze, arrivi, non ha forse una chimica predefinita come il Fano.
Siamo giunti al termine, sono le 20:31 di questo 17° appuntamento stagionale con l'Abruzzo del pallone. Io ringrazio in particolare Fabio Mignini per essere venuto a trovarci nei nostri studi. Come diceva Andrea, Fabio Mignini presente sia quando le cose vanno bene come oggi che quando le cose sono andate meno bene, ma adesso stanno andando benissimo. Fabio, si pensa già... Le massime vanno bene col Teramo, quindi... Si pensa già a questa gara di Ascoli? Beh, sì, è giusto sognare, è una gara importantissima, si farà il 6 gennaio, quindi... E la Befana chissà che non la porterà. Cosa porterà? Vai per il punto? Manteniamo i due punti di distacco in classifica? Allora, non firmo mai per il punto prima dell'inizio della partita, poi a 5 minuti alla fine dipende da come siamo, allora a quel punto si può anche firmare, però è giusto andarla a giocare la partita bella deve essere, il Teramo non ha nulla da perdere, quindi andiamo a fare la nostra partita. Scusami, 30 secondi, siccome si parla di La Padula, Donnarumma, mercato, che intenzioni ci sono? Da questo punto di vista. Allora, io non parlo, l'unica cosa che posso dire, il presidente Gambitelli ama vincere, quindi penso che farà lui qualche proposta di acquisto, non, sicuramente non di vendita, perché il presidente Gambitelli lo conoscete tutti, quindi è un ambizioso, piace vincere, lui già sta pensando oltre per come lo conosco io sicuramente. Bene, grazie a Fabio Mignini, grazie a Andrea Costantini, grazie a voi per averci seguito. L'Abruzzo del pallone tornerà il nuovo anno, perché ora il campionato vedrà, scusate, noi il nuovo anno, ma torneremo il 28, pardon, di dicembre, perché ci sarà il turno, l'ultimo turno del 2014, dunque ci sarà un'altra puntata prima del 2015, dunque grazie come sempre per averci seguito, buon Natale, appuntamento però con Diretta Stadio il 24, vigilia di Natale, con Andrea Costantini per seguire le gare di Pescara e Lanciano in questo inedito turno di campionato della vigilia. Grazie e buona serata a tutti.